Un cacciavite è un ottimo strumento se utilizzato in modo appropriato, ma avete mai provato ad utilizzarlo per piantare un chiodo nel muro? Il rischio è di farsi molto male. E bene, passa un po' la stessa cosa per quanto riguarda l'autofitting, o almeno questo è quello che abbiamo scoperto un po' nell'utilizzo sul campo che abbiamo fatto assieme alla nostra squadra. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Matteo Pontoni e sono qui con mio fratello, Buongiorno. Francesco. E vi racconteremo un po' quella che è la nostra esperienza con l'autofitting. Prima, però, va chiarito un concetto. Il concetto che riguarda la differenza che passa fra strategia e strumento. La strategia è qualcosa che ci porta da un punto di partenza a un punto di arrivo, mentre uno strumento è qualcosa che utilizziamo durante il percorso per superare un determinato ostacolo. Nel nostro caso, la strategia si chiama Clarivox ed è un approccio che abbiamo sviluppato all'interno dei nostri studi e di cui mio fratello è stato uno, diciamo, dei coordinatori della squadra di ricerca. E lo strumento, come già detto, che valuteremo oggi sarà l'autofitting. Andiamo a vedere però, prima di capire esattamente dove e come collocare questo ottimo strumento, andiamo a capire qual è la strategia di base in cui noi l'abbiamo utilizzato, perché ritengo sia particolarmente utile dare informazioni di contesto per comprendere al meglio la significatività della nostra, diciamo, esperienza. Altrimenti rischia di essere uno strumento fine a se stesso. Esattamente. Allora, Clarivox è innanzitutto non è il classico algoritmo audiologico che forse qualcuno di voi conosce, che si basa su problema-soluzione. È piuttosto un approccio basato sui modelli mentali. Cosa significa questo? Senza scendere troppo nei dettagli, significa che abbiamo creato un insieme di vincoli di lavoro che l'audioprotesista deve superare per proseguire poi allo step successivo. Quindi, lo strumento dell'autofitting è qualcosa che abbiamo utilizzato per velocizzare e migliorare l'efficacia nel passare questi vincoli. Voglio essere un po' più chiaro per spiegare in maniera semplice che cosa intendiamo. Ci sono tre fasi in Clarivox. Dentro ogni fase ci sono poi tanti altri micro obiettivi. Consideriamo ora solo le tre macro fasi. La prima fase è la fase di scalata. Che cosa avviene nella fase di scalata? Vi faccio una domanda. Vi è mai capitato di avere un paziente che ha difficoltà ad indossare l'apparecchio acustico? Non lo mette bene, ha difficoltà, non riesce a capire come metterlo. O piuttosto, vi è mai capitato un paziente che usa un BTE e ha il peduncolo, il mold, che un po' esce dal condotto uditivo, un po' dentro, un po' fuori, magari si lamenta che l'apparecchio fischia? Allora, questi sono esempi, come dire, eclatanti, quasi banali, però per farvi capire che in questi casi non possiamo lavorare con l'orecchio elettronico, non possiamo fare un lavoro di fino dal punto di vista della regolazione, non avrebbe senso. E per mia esperienza, la fase di scalata è spesso la più importante e quella più È quello? sottovalutata, ed è Esatto. quella dove trovo la maggior parte degli errori. Esattamente. E spesso è sottovalutata e quindi abbiamo creato una serie di micro vincoli per cui creiamo una base solida su cui passare poi alla fase successiva, che è quella di sintonizzazione, in cui ci concentriamo sulla parte di regolazione fine della taratura per migliorare, diciamo, la resa nella comprensione vocale. E infine, a questo punto, abbiamo una fase di crociera semplicemente in cui monitoriamo l'andamento delle performance del fitting audioprotesico che siamo andati a fare e lo confrontiamo con nuove tecnologie che magari qualche anno prima non erano disponibili, ma ad oggi sono disponibili e potrebbero risolvere un problema al paziente. Ok, questo è lo scenario in cui ci siamo mossi e in cui mio fratello ha coordinato il team dei nostri audioprotesisti nel provare ad inserire in alcuni passaggi specifici l'autofitting. E adesso vi racconterà un po' com'è andata. Sì, allora l'obiettivo di oggi non è quello di spiegarvi come fare l'autofitting, perché è una procedura molto semplice e richiede semplicemente molta pratica, ed è il primo consiglio che vi do, ma quello che è il mio obiettivo oggi è quello di spiegarvi come sfruttare al meglio questo autofitting, questo incredibile strumento all'interno della strategia. La prima domanda a cui dobbiamo dare una risposta è: quando farlo? Ed è probabilmente la domanda più importante. Dovete sapere che la maggior parte dei colleghi effettua l'autofitting
una volta, al momento del bisogno, al momento, diciamo, della disperazione, quando il paziente non è soddisfatto, non è contento e vuole qualcosa di più, l'audioprotesista non sa cosa fare, non sa cosa inventarsi e prova questo autofitting sperando in una Come se salvezza. fosse una pillola magica che risolve tutto quanto il problema. Esatto, ovviamente non è così che deve essere utilizzato. Io ho identificato tre fasi in cui dovrebbe essere utilizzato l'autofitting e sono quelle che vi consiglio. Il primo momento è durante la consegna, quando consegniamo gli apparecchi. In questo momento qua non andremo a lavorare nei dettagli, però l'autofitting ci permette di delineare una strada, ci permette di aggiornare il target e di capire appunto qual è il percorso che dovremmo andare a fare. Solitamente, per esperienza, e sono sicuro che me lo confermerete, la maggior parte delle volte la curva, la timbrica, la tonalità va bene, spesso il volume, l'audio ne è troppo alta, quindi saremo costretti ad abbassarla. Ed è giusto così. Il secondo momento in cui usiamo l'autofitting è quando ci sono dei cambiamenti dal punto di vista audiologico e audioprotesico. Mi spiego meglio. Se ad esempio cambiamo la potenza del ricevitore, è ovvio che dovremmo andare a rifare anche O l'autofitting. anche quando si cambia la chiocciola, ad esempio, La o chiocciola, il gomino, il comodino. l'accoppiatore, la ventilazione. Oppure quando c'è un cambiamento audiologico. Se la persona ha una perdita di udito, dobbiamo riaggiornare tutto il quadro audiologico e allora ha senso rivedere l'autofitting. Il terzo momento, forse quello più importante in cui si usa l'autofitting, è durante la fase di sintonizzazione, quando dobbiamo andare a lavorare sui dettagli. In questa fase qua, solitamente abbiamo già raggiunto l'80-90% del target, la persona è abituata all'amplificazione, la gradisce, ne trova dei benefici e vogliamo cercare quel qualcosa in più. In questo caso, ogni decibel può fare la differenza. Quanto tempo ci vuole per arrivare in questa terza fase? Beh, dipende. Estremizzo, ci può volere un'ora, una settimana, un mese, un anno. E quali sono le variabili che Ma possono le incidere? principali variabili, ne cito tre, sono ad esempio l'età, sono il tempo dell'insorgenza della perdita uditiva e per ultimo se il paziente è un nuovo portatore o se ha già degli apparecchi. Quando arriviamo in questa situazione qua, dobbiamo anche renderci conto che molto probabilmente la curva sarà diversa rispetto a quello che è il target consigliato del fitting, perché spesso arriviamo in questa fase dopo 4, 5, 6, 7 controlli. Abbiamo ascoltato i feedback del paziente, abbiamo visto gli esami, quindi l'audioprotesista ogni volta ha fatto delle piccole modifiche. Perché dico questo? Perché molto probabilmente in questa fase, quando andiamo a cambiare nuovamente la timbrica, non è scontato che vada benissimo. Come facciamo a capire se la modifica fatta va bene o meno? Noi in questo caso utilizziamo quella che chiamiamo la vocale al 50% e che ultimamente stiamo sostituendo con il matrix test. Magari non ci soffermiamo appunto sui dettagli di questo esame. Sì, non è lo scopo ovviamente di questa presentazione, ma ci serve per capire che dobbiamo sempre valutare se la modifica fatta ci sta portando dei benefici o meno. In caso positivo, bene, andiamo avanti su questa strada. In caso negativo, dobbiamo annullare la modifica e dobbiamo provare un'altra tattica. Sempre utilizzando l'autofitting, un'altra cosa che possiamo fare è provare i diversi algoritmi. Ad esempio quello della casa costruttrice, il NALE NL2 e il DSL. Vedrete che sicuramente il paziente gradirà uno di questi in maniera un po' più impattante e anche gli esami vi daranno conferma. Una domanda, Francesco, nell'esperienza che hai fatto con il nostro team, qual è stata la quantità di pazienti, la percentuale di pazienti che ha gradito, diciamo, le regolazioni fatte in questa maniera? Solitamente quello che vedo è che 7 persone su 10 circa gradiscono le regolazioni fatte con l'autofitting, per cui si riesce ad andare avanti per questa strada. Alcune sintesi per chiudere. Importante il quando effettuarlo. Abbiamo detto durante la consegna, quando c'è un cambiamento audiologico e audioprotesico e in fase di sintonizzazione, quando vogliamo lavorare sui dettagli. Ancora un paio di considerazioni.
Ogni volta che si fa l'autofitting è importante aggiornare l'audiometria, il quadro audiologico della persona. Mi riferisco alla soglia liminare, ma anche e soprattutto all'UCL. La persona in prima vista spesso è stressata, è nervosa, è agitata, mentre quando vi conosce dopo 4, 5, 6 controlli è più a suo agio, sa come sono gli esami che non fanno male ed è più pronta e reattiva. Non è raro trovare una differenza di 10-15 decibel nell'UCL e ovviamente cambia tutto il campo dinamico e di conseguenza anche l'autofitting dà notevoli vantaggi. Voglio concludere dicendo che l'autofitting è uno strumento importantissimo, ci riduce i tempi d'attesa, ci riduce gli errori, però ricordiamoci anche che sentire è soggettivo e dipende proprio dalla persona che abbiamo di fronte ed è solo l'audioprotesista che può capirlo ed è l'unico che può e deve fare la differenza. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie. Un saluto.